Nemmeno il Covid è riuscito a fermare il giro delle miniere. Nonostante le incertezze del momento, la corsa ciclistica organizzata dalla SC Montepone si è rinnovata per il 21esimo anno consecutivo. L'emergenza sanitaria ha inevitabilmente costretto l'organizzazione a rivedere la collocazione della kermesse sul calendario nazionale. Dalla tarda primavera si è passati al primo scorcio d'autunno, ma il giro non è cambiato nel suo proposito di offrire ai partecipanti 4 giornate di buon ciclismo tra gli scenari mozzafiato del Sulcis Iglesiente. A contendersi le maglie rosso-blu, ambito scelto del primato, circa 200 partenti provenienti da tutta Italia. A margine delle gare, per loro c'è stata, come sempre, l'opportunità di godere delle bellezze naturalistiche offerte dal sud-ovest sardo. Anche nel 2020 il Giro delle Miniere ha avuto forti tinte tricolori. La Federazione Ciclistica Italiana ha infatti affidato alla SC Montepone del patron Luigi Magia il compito di assegnare i campionati italiani master a cronometro. E a far alzare il sipario sull'evento è proprio la sfida contro il tempo, programmata in prima giornata. Tappa a Porto Scuso Gonnesa, 15 km da percorrere a perdifiato per assicurarsi la maglia di campione italiano. Il forte vento di Maestrale ha pesantemente condizionato le prestazioni degli atleti, costretti a fare gli straordinari per mantenere in strada le loro bici. Nonostante le condizioni limite, l'organizzatore Luigi Magia ha ben chiare le possibili gerarchie di classifica. Io penso sia un testa a testa tra Nannetti del team Ballero, appunto il toscano, con Marcon il Veneto, che è un bellissimo corridore. A contrastare loro ci sono i sardi Eros Piras, Matteo Magia, Emiliano Murtas, Andrea Lovico, credo siano i più papabili in questo momento, e anche Antonio Marongio. A cimentarsi nella crono anche i due testimonial del Giro delle Miniere, Claudio Chiappucci e Patrizia Spadaccini. Il mio passaggio qua lo faccio in Sardegna, che sia per un evento, una manifestazione in bici, qualsiasi cosa sia, comunque vale la pena anche di sfruttare un po' l'ambiente che a me piace molto, al di là solo di quell'evento che sia sportivo, ma anche amicizie varie che mi sono costruito in questi anni. Questa, diciamo, è stata un po' una manifestazione in extremis, però ci siamo. Sono felice di essere qua in Sardegna, nonostante tutte le difficoltà, grazie a Luigi Magia, che è un uomo meraviglioso che riesce ad affrontare le cose veramente di petto. E qui c'è ancora la voglia di far divertire e di fare le cose per far crescere. Il più veloce sul traguardo di Gonnesa è risultato il veneto Paolo Marcon, capace di imporsi con il tempo di 21 minuti netti. Una performance che gli è valsa inoltre la maglia di campione italiano di specialità tra gli M3. Alle sue spalle, con distacco minimo, Matteo Magia, comunque tricolore nella categoria M1. Sul gradino più basso del podio, invece, Eros Piras con il tempo di 22 minuti e 05. Leggermente più staccati lo specialista toscano Alessandro Nannetti, Simone Spiga e l'ex campione del mondo paralimpico Michele Pittà. Orgoglio e soddisfazione per gli 8 nuovi campioni nazionali a cronometro: Antonio Marongiu, Matteo Magia, Paolo Marcon, Alessandro Nannetti, Salvatore Oggianu, Christoph Nicolas Masserei, Carla Azzori e Simonetta Cerquetti. Beneath your feet, where the wisdom.
Il sole di Gonnesa, pure se accompagnato dal maestrale, diventa presto un lontano ricordo. In seconda giornata, infatti, l'organizzazione si trova costretta ad annullare l'attesa a gran fondo delle miniere. Troppo difficili le condizioni meteo e troppo importante la salute degli atleti per correre anche solo il minimo rischio. Ci dispiace, ci rammarica questa decisione, però era inevitabile. Con un gruppo folto di 150 atleti, fare le due discese, una di 8,5 km all'8,5% e l'altra di 5 km, per me era impensabile farla. Anche perché arrivando in linea d'ascesa di Arbus non sapevamo cosa trovare. Fossimo certi che ad Arbus non piovesse nel momento del passaggio, okay. Ma qui ha diluviato tantissimo, non è il caso di rischiare con nessuno, anche perché nonostante le tante ambulanze che avevamo al seguito, mi sembrava doveroso l'incolumità dei corridori prima di tutto. E che questa era la tappa cardine, la tappa più bella, la tappa che avrebbe dato volto alla classifica. Perde di valore sportivo un pochino questo Giro delle Miniere 2020, però prima la sicurezza, la tranquillità dei ragazzi e poi viene tutto il resto. L'acqua a tratti torrenziale segue il giro anche nel suo terzo atto, la Coppa Città di Pabillonis Memorial Pietro Espis. Poco prima del via però il meteo diventa più clemente, rendendo pienamente sicuro il percorso di 77 km in piano allestito dall'organizzazione. In un giro reso anomalo dall'assenza della gran fondo, la tappa medio campidanese diventa fondamentale per la definizione della classifica generale. Tutti gli uomini più attesi sono pronti all'azione. A Pabillonis il Giro delle Miniere riceve inoltre il saluto del presidente del comitato regionale FCI Stefano Dessì di rientro dei mondiali di Imola. E la pandemia questa volta non ha fermato l'evento, hai detto bene, ci ha pensato il brutto tempo. È un peccato perché dopo la prima giornata in cui si sono assegnati diversi titoli italiani, tra cui anche sono stati assegnati a corridori dell'isola, quindi questo ci fa estremamente piacere. È un peccato ieri perché oltre che essere la prova principe, quindi quella di gran fondo sulla lunga distanza, era anche peraltro prova di campionato regionale. Un abbinamento un po' particolare per il Giro delle Miniere, ma anche questo dettato dal fatto che lo stravolgimento dei calendari a causa della Covid-19 chiaramente ha comportato anche, ha fatto sì che si prendessero delle decisioni, delle scelte funzionali a recuperare anche per certi versi simbolicamente quello che più si poteva recuperare durante la stagione, quindi veramente un peccato questo annullamento. Il movimento dei master amatoriali in Sardegna, anche grazie agli organizzatori come la SC Monteponi, ci dà numerose soddisfazioni. È un movimento che soprattutto negli ultimi anni è andato anche a crescere, soprattutto in termini di gare e anche in termini di numero di tesserati, quindi il fatto che diverse maglie in una competizione italiana vadano appannaggio dei corridori locali non può che rendere orgogliosa il comitato regionale. Le prime fughe partono dopo i primissimi chilometri. Inizialmente ci prova un gruppetto di 10 atleti capaci di guadagnare anche un minuto e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo. Gli uomini di classifica però rispondono presente e in poco tempo riescono a riassorbire i fuggitivi.
A 25 km dal traguardo c'è spazio anche per i tentativi di Capone e Pittancolo, raggiunti poi da Magia, Piras, Nannetti, Sevieri, Guidotti, Massenti e Murtas. I 10 corridori arrivano compatti nel centro abitato di Pabillonis, poi Murtas parte i 300 metri dal traguardo, producendo un poderoso scatto che gli permette di battere Magia e Guidotti. Tappa abbastanza difficoltosa perché col vento, la pioggia, era tutto imprevedibile. Queste ultime settimane sono stato un po' sfortunato perché non avevo ancora centrato la vittoria. Oggi ho cercato di entrare in tutte le fughe, poi sapendo che comunque sono abbastanza veloce ho giocato tutto, gli ultimi 300 metri è andata bene, dai. Beh, io ho fatto tutta la gara davanti perché grazie a Dio ho avuto la fortuna di entrare subito nella prima fuga. E l'unico rammarico è stato quello di non aver potuto correre ieri, perché comunque era un percorso adatto a me, ci tenevo con la corsa, ma vabbè, è andata bene così, dai. È comunque una tappa in pianura, quindi è sempre imprevedibile come quella di oggi. Per quanto riguarda il Giro delle Miniere, sono convinto che sia il miglior teatro qua in Sardegna per queste manifestazioni. È sempre ben organizzata, sempre da Luigi Magia e la Montepony. È, credo, la gara più prestigiosa dell'anno di tutta la Sardegna. Ci ha preso l'acqua quasi alla fine della gara, dopo così tra i 10 e i 5 chilometri. Avevo paura di arrivare qua col bagnato, invece poi ha smesso verso i 2-3 chilometri. Comunque è soddisfatto, anche perché oltre la classifica assoluta c'è anche la classifica generale, quindi curare anche quella era, diciamo, il primo obiettivo di oggi. Domani penso sia più o meno sulla falsariga di oggi, quindi stare attenti alle fughe, in tanti ci proveranno. Fortunatamente dovrebbe essere bello, non dovrebbe piovere, quindi si corre con una preoccupazione in meno. Sono contento perché comunque, visto l'anno che, diciamo, è stato influenzato parecchio dal Covid, non ho potuto correre, quindi era un po' un'incognita. Quindi sono un corridore peso, ho bisogno di comunque un tratto lungo per lanciarmi, quindi dai, sono felice del risultato. Hanno influenzato sicuramente moltissimo le condizioni atmosferiche, visto la pioggia, comunque il vento. Ti dico la verità, speravo fosse una gara ventosa perché mi piace correre con il vento, sono un corridore peso, mi piace fare la differenza con il vento, quindi diciamo è stata dalla mia parte il tempo, la stagione. Spero, diciamo, di rimanere tra i primi tre della mia fascia, perché i due corridori che ho davanti, Piras e Magia, sono comunque forti, sapevo che c'erano questi due corridori forti, quindi diciamo puntiamo intanto a mantenere la terza posizione.
invariati i padroni delle quattro maglie rosso-blu. In fascia A, Magia può contare su 29 secondi di vantaggio su Eros Piras, mentre il leader della fascia B, Alessandro Nannetti, è seguito dal vincitore di tappa Emiliano Murtas, indietro di 32 secondi. Consolidati infine i vantaggi di Michele Pittacolo in fascia C e di Simonetta Cerquetti tra le donne. Dopo il maltempo delle tre precedenti giornate, è il sole ad accogliere i ciclisti nella centralissima via Roma Vallermosa. 62 gli iscritti alla quarta Coppa Città di Vallermosa, tappa pianeggiante di 75 km, a eccezione di un piccolo strappo in prossimità dell'arrivo. Dopo un minuto di silenzio osservato in ricordo di Giancarlo Rinaldi, anima del team Orobica e grande amico del Giro delle Miniere, l'assessore allo sport del comune di Vallermosa, Daniele Cabriolu, dà il via alla competizione. Dopo pochi chilometri partono le prime fughe, inizialmente scattano Cancedda e Costanzo, i due poi vengono raggiunti da Soletti, Gotti, Grimani, Lovicu, Pittacolo, Masserei, Santa Maria e Sevieri. Collaborazione e cambi regolari consentono ai fuggitivi di guadagnare vantaggi via via sempre più importanti sul resto del gruppo, dove Magia e Nannetti badano a controllare i rispettivi avversari nelle fasce A e B. Nel lunghissimo rettilineo finale di Vallermosa, Pittacolo parte ai 500 metri e risulta imprendibile per Masserei e Cancedda, costretti ad accontentarsi del secondo e del terzo posto.
Magia e Nannetti giungono al traguardo assieme al resto del gruppo con 2 minuti e 28 secondi di ritardo. E il corridore friulano, già vincitore della tappa di Vallermosa nel giro del 2016, può esultare per la vittoria assoluta. Tutto invariato invece nelle 4 classifiche generali. Magia controlla bene gli ultimi assalti di Aerospiras in fascia A e si assicura il successo. Altrettanto fa Nannetti con Lovico in fascia B, con il corridore toscano che si assicura così la prima vittoria al Giro delle Miniere. La fascia C è il regno di Pittacolo, mentre tra le donne il successo va a Simonetta Cerquetti, che chiude con quasi 2 minuti di vantaggio su Patrizia Sfadacini. E oggi è stata una grande soddisfazione per me, perché tutto il lavoro che ho fatto durante il lockdown mi è servito, perché sto preparando le gare paralimpiche per il prossimo anno. Il 5 settembre ho compiuto 50 anni, ma la voglia di combattere c'è sempre. Niente, ieri, come dire, ho fatto tutta la tappa in fuga e ho provato a anticipare i 600 metri, solo che 500 metri c'erano le moto, non mi hanno visto arrivare, ho dovuto frenare. Ho ripartito la volta da lento, però quello che ha vinto Murtas mi saltava lo stesso, perché era un po' più brillante. Oggi, col passare delle gare, il mio fisico si è adatto alla fatica e oggi ho fatto un garone, perché siamo andati via a una quarantina di chilometri dall'arrivo, circa 30 chilometri. Abbiamo trovato l'accordo e poi ho involata, cioè quando uscivo l'arrivo ero più agitato di ieri, perché essendo paralimpico ho qualche difficoltà a impostare le curve, per quello ieri l'ho fatta lunga. Oggi sapevo che c'era il rettilineo lungo, sono partito anche abbastanza presto, ho vinto facile. Noi siamo divisi in 5 disabilità. La mia è una disabilità non tanto accentuata, però ce l'ho. E quindi nella vita vuol dire che anche se hai delle disavventure puoi trovare le soddisfazioni anche da atleta paralimpico. E quindi io adesso mi sto trovando belle soddisfazioni e fino a che sono competitivo continuerò a combattere. Ma diciamo che stavamo curando la classifica di categoria, quindi alla fine si lottava per quella, abbiamo cercato di chiudere quella classifica lì e ho vinto quella lì, era quello che contava almeno per noi. Alla fine si lottava per le varie maglie, avevamo indosso quella, l'abbiamo difesa, l'abbiamo portata a casa. E sfortunatamente abbiamo trovato le condizioni meteo peggiori di tutto l'anno. Per come stava piovendo 2 giorni fa, oggi c'è un sole che ci ha rimesso magliettine e pantaloncini. È stata sfortuna, peccato, perché la gara regina probabilmente del giro era domenica, avrei voluto far bene in quella, però è andata così e ci siamo difesi lo stesso. E per me questo è un premio alla carriera, perché io sinceramente, per me è anche troppo così, insomma, non sono un ciclista professionista, sono un ciclamatore, però l'impegno e uscire delle volte quando trascuri la famiglia, insomma, poi alla fine una soddisfazione uno la vuole. Sai, la Gran Fondo mi avrebbe secondo me stromesso e avrebbe vinto magari Emiliano, che è un ex corridore, e devo dare merito a lui, perché io, tanto di cappello, campione italiano dilettante, insomma, è stato. Sono stata molto soddisfatta di questo traguardo, anche se comunque come donne non eravamo tantissime, forse quella di oggi, perché era molto più veloce rispetto alle altre. Va così in archivio l'edizione più sofferta del Giro delle Miniere. La pandemia e l'annullamento per la prima volta in 21 anni della Gran Fondo di Iglesias hanno messo a dura prova l'organizzazione della SC Monteponi, che è riuscita comunque nell'impresa di portare a termine la kermesse con il sorriso. Ora si volta pagina e si inizia a pensare alla prossima edizione, nella speranza che il 2021 possa essere un anno migliore. Dobbiamo accontentarci, perché il periodo non è certo dei migliori. La sfortuna è stata grande per quanto riguarda la seconda giornata, il meteo è stato proprio calcolatore spietato. Dalle 8 alle 10.30 la finestra in cui dovevamo partire o saremmo dovuti partire è stata infausta, proprio temporale, acqua, più non posso. Quando abbiamo deciso di annullare la gara, un'ora dopo è iniziata a venire fuori il sole. Questa è sfortuna, ma non potevamo comunque fare diversamente, perché per noi
conta tantissimo il Giro delle Miniere, conta tantissimo la Gran Fondo delle Miniere, ma conta soprattutto la sicurezza dei ragazzi, perché sono loro che corrono, sono loro che rientrano a casa, e a noi quel tipo di situazione lì non garantiva l'assoluta certezza di portare tutti in maniera incolume a casa. Se io prima ero fiducioso in aprile e maggio che a settembre andassi a svolgere tutto per il meglio, ora io non sono così tanto fiducioso come lo ero prima. Comunque andrà a risolversi, ma non credo sia di breve durata tutto questo discorso pandemia, perché sarà una cosa molto più lunga di quanto noi possiamo immaginare, questo è quello che credo io, però noi ci faremo trovare comunque pronti non appena possibile.